In realtà, se, non so se vi è mai capitato di visitare il deserto, e in Terra Santa più volte a me è capitato di andare nel deserto e di accorgermi che la prima sensazione del deserto è sentirsi spaesati, perché tu ti trovi in un luogo che non riesci a gestire, non riesci a chiudere con lo sguardo, non riesci a contenere. Ora, tutto questo ovviamente ha una ricaduta esistenziale nella vita di ciascuno di noi. Molte cose della nostra vita le riusciamo a controllare, molte cose della nostra vita le riusciamo a mettere nelle nostre agende, a farci un bel programma, ad addomesticarle con i nostri orari, con un nostro metodo. Poi a un certo punto accadono delle cose dentro la nostra vita che ci spaesano, cioè ci tolgono completamente le coordinate. Noi non riusciamo più a controllare, non dettiamo più noi il tempo, non dettiamo più noi l'agenda della nostra vita. Ecco, quando ci capita questo, in realtà noi siamo entrati nel deserto, siamo entrati in un tempo di prova. Avvertiamo che è un tempo di prova perché sentiamo la fatica di quel momento della nostra vita, sentiamo che c'è qualcosa che ci manca. Non sappiamo dove andare, non sappiamo qual è la cosa giusta, veniamo messi in contatto traumatico con i nostri bisogni, con le nostre mancanze soprattutto. Quando una persona soffre, tira fuori anche tutta la sua insicurezza, tutte le sue ferite. Ecco, è bello poter pensare che in realtà tutti noi, quando immaginiamo il deserto, diamo sempre la colpa del deserto al demonio, al diavolo, all'esperienza del male. In un certo senso è vero, cioè tutte le volte che noi viviamo un male non dobbiamo prendercela con Dio, ma il Vangelo è molto preciso nel dirci che chi è che conduce Gesù nel deserto è lo Spirito. Questo ha a suggerirci una cosa molto importante, e cioè che ci sono dei momenti della nostra vita in cui in maniera misteriosa noi entriamo nella prova e siamo nella prova. E sono momenti della vita in cui noi diciamo di essere nella prova perché sono quei momenti della vita in cui noi dobbiamo imparare di nuovo ad essere autentici, dobbiamo imparare di nuovo a tornare all'essenziale della nostra esistenza. Ora, quando si è nel deserto si possono fare due cose, o maledire il deserto e quindi viversi male quel tempo in attesa che a un certo punto finisca. Oppure leggere che cosa il Signore vuole dirci attraverso questa prova, che cosa il Signore ci sta suggerendo attraverso questo tipo di esperienza, attraverso questo tipo di destabilizzazione della nostra vita. Più che voler capire il Signore, dovremmo capire che cosa il Signore vuole consegnarci attraverso il tempo della prova. Quindi io credo che la prima grande conversione per noi cristiani è quella di cambiare atteggiamento davanti alle prove della vita. Quando ci capitano delle cose che non sono scelte da noi e che a volte sono drammaticamente contrarie anche alla nostra esistenza, dovremmo far finire velocemente il senso di repulsione e di rabbia che abbiamo davanti a questi momenti di prova e dovremmo invece spalancare il cuore, ascoltare il Signore che ci parla proprio in quel momento.